Tutti gli strumenti che vedrete utilizzati in questa lezione verranno ripresi in dettaglio nelle lezioni successive. Qui vediamo semplicemente come organizzare una sessione di fotoritocco. Quindi iniziamo dal nostro livello di sfondo duplicato. Sappiamo che dobbiamo ritoccare l'immagine eliminando la dominante azzurrina e dando più leggibilità al cagnolino, quindi per prima cosa, ad esempio, attiviamo le curve, andiamo a schiarire un po' il nostro cagnolino, facciamo una cosa veloce giusto per darvi un'idea del tipo di intervento. Le curve le ho attivate come livello di regolazione, abbiamo schiarito la nostra immagine. Apro un altro livello di regolazione, tonalità, saturazione, dove vado a ridurre la dominante colore azzurrina. Apro un altro livello, tonalità, saturazione, dedicato solo a dare un briciolo di saturazione all'immagine. Su questa immagine stanno lavorando tre livelli di regolazione e lavorano tutti e tre su questo livello sfondo duplicato. Ancora un livello di regolazione livelli per aumentare il contrasto. Bene, questi sono quattro livelli di regolazione, ognuno con un intervento differente, ognuno con un intervento mirato alla correzione dell'immagine.